È tutta una cucina molto semplice, ma naturalmente di qualità altissima, perché la semplicità in realtà è uno dei grandi segreti, la cucina tradizionale che non tenta tante avventure, almeno per il momento. E il successo è immediato, tant'è vero che lui, Aldo, pensa a qualcosa di nuovo. E allora che cosa fa? Fa costruire al di là della strada, nella zona che adesso è occupata dalla piscina dell'Hotel Passetto, e fa costruire un berceau per le merende, per bere e mangiare quando c'è l'aria buona e il sole naturalmente è meno potente, però si respira un'aria, l'aria di mare. È un paesaggio veramente straordinario, direi omerico, perché è la propaggine del Conero e quindi la costa si innalza, la bellissima costa anconetana, stramba, originale, quello che volete, ma straordinaria. Ancora c'è stato il progetto, c'è il monumento ai caduti. E la scalinata non è ancora perfezionata. Pensate che la scalinata che condurrà giù al mare, bella, che rispetta e in parte rimpicciolisce il grande progetto del Cirilli, verrà completata e inaugurata nel 1952, quindi è tutto ancora da farsi. E la trattoria Passetto va avanti, ancora ci sono i lavelli di graniglia, ci sono i fuochi, tutto è ancora molto ruspante. Però c'è questa grande voglia di fare. I tempi purtroppo sono tempi duri, difficili, pericolosissimi. Si vuole avere coraggio a ogni costo, la guerra passa e nel 1944, quando Ancona viene liberata, i polacchi scelgono come mensa proprio la trattoria Passetto. Voi pensate. E addirittura una cuoca, mettono lì una loro cuoca a fiancare, quindi si innamorano dei piatti tipici anconetani, le tagliatelle, eccetera. Le tagliatelle vanno alla grande, però come la condiscono loro? Con la marmellata, facendo inorridire i nostri chef. Finita la guerra, c'è da rimboccarsi le maniche. E allora c'è la voglia di ricostruire, la voglia anche di sognare, la voglia di volare. E Aldo Pier Mattei sogna un destino nuovo per la sua trattoria. Vuole un vero e proprio ristorante e si fa aiutare dall'ingegner Costanzi, che progetta un edificio tondo, una specie di torta, che in parte però deve richiamare il tolos del monumento ai caduti del Cirilli. Quindi questa costruzione tonda, affascinante, su una zona che era solo paludosa e un canneo. E sotto però si gode, c'è questo mare bellissimo, l'azzurro dell'Adriatico, poi c'è questo vento di mare che viene portato continuamente e il ristorante si inaugura molto prima, del 52. E è un'impresa, sono da mettere dei capitali. E allora lui ha bisogno di alcuni soci, soci importanti. Tra i vari soci c'è il sindaco Angelini. E c'è Carloni del ristorante Miramare, quindi sono in tre che tentano l'impresa. È un'impresa straordinaria, ma un successo enorme. Sarà il luogo per eccellenza della città. E allora addirittura si ricorda nel 56 Aldo Roscioni che viene assunto d'estate per dare una mano come cameriere, e la gente. I clienti sono tantissimi ormai, è un posto di grande prestigio, è il fiore all'occhiello della cucina marchigiana, da Milano, Roma, Torino. Quando si passa ad Ancona, i personaggi importanti,
presidenti, politici famosi, devono fare per forza la sosta al passetto. Anche attrici del cinema, a quei tempi andava ai rally del cinema, e allora soggiornarono con gran gusto al passetto le stelle dell'epoca, la mitica Sophia Loren e la leggendaria Ava Gardner. E a far parte dello staff viene Gualberto Compagnucci, che diventerà un cura del settore dei vini e lo farà da campione assoluto. Io penso che per adesso ci fermiamo qui, ma la storia del passetto continua.